Liberi.tv, siamo a Cosenza il 17 maggio per manifestare contro la giornata mondiale dell'omofobia. Lei conosce questa manifestazione che si rivolge appunto alla lotta a questo fenomeno che è l'omofobia? Sì, ho sentito in televisione che alcune trasmissioni sono interessate al problema. Comunque penso che sia un qualcosa di attualità, ecco, che va approfondita e tutte le persone devono conoscere la problematica interamente, non solo in parte magari. Lei pensa che Cosenza sia una città omofoba oppure al suo interno ci siano invece delle frange che cercano di portare luce su questo fenomeno, come per esempio in questo caso organizzato da varie associazioni della città e non? Io sono cosentino e da cosentino dico che questa città è aperta a tutte queste problematiche, non si è mai rifiutata ed è stata sempre, diciamo, in Calabria un pochino all'avanguardia per queste cose. Perfetto, la ringrazio, buona Cosenza. 17 maggio, non so se sa perché oggi siamo qua, comunque glielo voglio dire io. Oggi è il 17 maggio, giornata mondiale contro l'omofobia, e ci sono alcune associazioni che hanno deciso di manifestare con questo flash mob qui per portare luce su un fenomeno che purtroppo è dilagante in Italia. Secondo lei Cosenza è una città omofoba? Forse sì, un po' sì, secondo me sì. Però vabbè, purtroppo forse è proprio il Sud Italia che ancora non ha recepito magari questo messaggio. Pensa che comunque manifestazioni del genere possono essere utili per cancellare magari qualcosa di così arretrato? Possono essere utili, però non lo so, è difficile. È difficile. Sì, vabbè. Secondo me è difficile. La ringrazio comunque. Di niente, serata. Grazie a voi, buona serata. Ci mettiamo a questa parte. Liberi.tv, siamo a Cosenza, 17 maggio. Una domanda, secondo te Cosenza è una città omofoba? Io direi di no. Tu diresti di no? Sì, perché, vabbè, io non sono cosentino, sono extracomunitario. Ah, però okay. No, diciamo, rispetto ai nostri paesi del Sud America, no, penso ci sia più rispetto verso gli omosessuali, non lo so, o anche una cosa più aperta rispetto nei confronti dei nostri paesi. E pensi che sia possibile in Italia, per come sono messe le cose oggi, il riconoscimento di unioni appunto omosessuali e quindi l'estensione del matrimonio anche alle persone omosessuali? Veramente non so se posso esprimere la mia opinione su questo, perché non conosco in generale la situazione dell'Italia su questo tema, però tu saresti favorevole? Penso, non lo so, non ti sei mai posto la domanda? No, alla fine le persone sono libere da scegliere, poi il matrimonio è soltanto un contratto, non è una cosa. Perfetto. Che bisogna dare molta attenzione, secondo me. Ti ringrazio, buon proseguimento. Grazie, prego. Sai che oggi è il 17 di maggio, la giornata mondiale contro l'omofobia. Qui a Cosenza varie associazioni stanno manifestando con questo flash mob per squarciare il velo che c'è qui in Italia. Lei pensa che Cosenza sia una città omofoba? Non credo, non particolarmente quantomeno, almeno fino ad ora. Per quanto riguarda invece il matrimonio, lei darebbe la possibilità anche alle persone dello stesso sesso di contrarre questo vincolo, almeno dal punto di vista legale? Certo. Lei quindi è per la legalizzazione dei matrimoni? Sì, assolutamente. Una coppia normale a tutti gli effetti. Perfetto. Io la ringrazio della sua disponibilità e le auguro una buona serata. Grazie, arrivederci. Cosenza, 17 maggio 2012. Oggi è la giornata mondiale contro l'omofobia. Qui a Cosenza varie associazioni stanno manifestando con appunto questo flash mob qui oggi. Lei pensa che Cosenza sia una città omofoba? Ma credo di no, non più nemmeno di tante altre. Lei estenderebbe il matrimonio tra persone dello stesso sesso anche appunto qui in Italia? Sì, io sicuramente sì. Quindi lei pensa che manifestazioni del genere possano, diciamo, far luce, una breccia in una società e soprattutto in una legislazione italiana che invece vede queste persone come fantasmi? Sì, io credo che queste manifestazioni facciano bene, sensibilizzino la gente e più ce ne sono, insomma, è meglio è. Più la gente viene a conoscenza del problema e più
E più si può risolvere? Si può risolvere, bisogna insistere, bisogna battere su questo discorso. Perfetto, la ringrazio, buona serata. Buonasera. Oggi è il 17 maggio, giornata mondiale contro l'omofobia, e qui a Cosenza vari gruppi, varie associazioni stanno manifestando con questo flash mob per portare alla luce un tema che purtroppo in Italia è all'ordine del giorno. Pensa che Cosenza sia una città omofoba? Ma non credo, non credo. Non crede. E lei estenderebbe invece il matrimonio alle persone anche dello stesso sesso? Sì, diciamo che così, per formazione personale, ho qualche dubbio sui figli, perché credo che magari per un bambino potrebbe essere un po' strano ritrovarsi con due mamme o con due papà, ma forse è un retaggio culturale, non so, realmente, però sono sincera, non so. No, ma la cosa importante... Ho qualche dubbio su questo. Per quanto riguarda l'amore tra persone dello stesso, non credo che sia un problema per nessuno, cioè... Perfetto. Credo che sia una cosa abbastanza naturale. Benissimo, io la ringrazio della sua intervista e le auguro una buona serata. Grazie a te. La giornata mondiale contro l'omofobia. Qui a Cosenza varie associazioni stanno manifestando appunto per portare alla luce un problema molto grosso. Secondo te Cosenza è una città omofoba? No, assolutamente no. Io vengo da Crotone e ti assicuro che faccio la differenza tra questi due piccoli centri, e già tra Crotone e Cosenza c'è una grossa differenza in positivo, in quanto io vivo la mia vita universitaria e durante la mia vita universitaria non vedo questa grande distinzione tra uomo e donna, né in ambito professionale. E poi volevo chiederti un'altra cosa, cosa ne pensi invece del matrimonio civile tra persone dello stesso sesso? Sono d'accordo con Obama, decisamente. Non vedo alcun problema nel fatto che due persone dello stesso sesso si possano sposare. Perfetto, ti ringrazio e ti auguro una buona serata. Un buon proseguimento. Grazie a voi, arrivederci. 17 maggio, giornata mondiale contro l'omofobia. Siamo qui a Cosenza per stiamo documentando le varie associazioni appunto dell'arcigay, di certi diritti e altre che manifestano contro l'omofobia. Tu pensi che Cosenza sia omofoba? Beh, sicuramente, però c'è sempre la gente che accetta tutti, la gente giusta. Io non sono italiana, cioè si vede sicuramente, quindi posso confrontare meglio come negli altri paesi. Da dove vieni? Ucraina. E lì la situazione rispetto all'Italia? Beh, sicuramente c'è più accettazione, sì. Pensi che invece qui in Italia l'estensione del matrimonio civile per le persone omosessuali sia una cosa possibile? Ah, sicuramente. Nella storia vince sempre chi è oppresso, infine. Perfetto. Io ti ringrazio e ti auguro una buona giornata e un buon proseguimento. Sì. Ciao. Oggi è il 17 maggio ed è la giornata mondiale contro l'omofobia. Qui a Cosenza si sta svolgendo un flash mob organizzato da varie associazioni LGBT. Lei pensa che Cosenza sia una città omofoba? Guardi, è una bella domanda, dovrei una bella risposta. Secondo me, tutto sommato, ancora purtroppo c'è un retaggio culturale in cui l'omofobia è presente. Non per niente, diciamo, io ritengo che sia normale che ci siano, non so, delle coppie omosessuali piuttosto che lesbiche che tranquillamente possano passeggiare, vivere la loro vita, diciamo, nella società come tutti quanti, perché sono persone come noi. Certo. E diciamo, non mi sembra di vederne tante e mi sembra impossibile che non ci siano, diciamo, questo tipo di persone con queste, giustamente, preferenze e gusti sessuali. Per cui temo che l'omofobia sia ancora abbastanza radicata. E invece per quanto riguarda l'estensione del matrimonio civile alle persone dello stesso sesso, lei che pensiero ha? No, sono assolutamente favorevole. Uno Stato moderno, civile e di diritto dovrebbe garantire a tutte le stesse opportunità, per cui spero, anzi, da sempre che si facciano delle leggi del genere e anche delle adozioni di coppie di fatto dello stesso sesso, perché penso che l'amore non dipenda dall'uomo o donna o dalla missione dei due generi, dipende dall'amore in senso lato. Io la ringrazio tanto e le auguro una buona serata. Niente a voi, arrivederci, buona serata. Liberi.tv, 17 maggio, giornata mondiale contro l'omofobia. Siamo qui a Cosenza ad assistere appunto alla manifestazione di varie associazioni LGBT. Lei pensa che Cosenza sia una città omofoba? Non credo. Lei crede di no? No.
Invece cosa ne pensa dell'estensione del matrimonio per le persone dello stesso sesso, matrimonio civile? Ognuno ha le proprie credenze, quindi la libertà è il fatto quanto non diventa un atteggiamento o la rivendicazione di un privilegio. Ognuno poi è libero delle sue scelte e quanto di questo si vuole fare un titolo di merito quasi, e quasi vorrebbero l'esclusiva e la prevalenza. Poi ognuno fa le sue scelte nelle regole di vita. Perfetto, io la ringrazio e le auguro una buona serata. Grazie. Maggio, giornata mondiale contro l'omofobia, siamo a Cosenza per in occasione del flash mob organizzato da varie associazioni, tra cui la promotrice e Leo Starci Gay di Cosenza. Siamo in compagnia appunto dell'attivista Lavinia Durantini, che nella sua maglietta ha scritto estroversa, occhi azzurri, sovrappeso, allegra, ipocrita, eterosessuale, formosa, accondiscendente, lesbica, intonata, bisessuale, idealista, onesta. Perché avete deciso di manifestare oggi e soprattutto con queste magliette? Allora, le magliette hanno un significato ben preciso, sono un elenco di caratteristiche che si hanno o che non si hanno, e finiscono appunto con una frase che ora mi conosci. Questo associato alla maschera proprio per dire che avere delle nozioni sulle caratteristiche fisiche o caratteriali di una persona, conoscere l'orientamento sessuale o di genere o vederne la faccia non ti dice che persona sia. Avere una maschera, una maglia con delle caratteristiche assolutamente amorfe, possono essere di chiunque, non avere un volto che tu possa riconoscere mi rende una persona che tu non sai chi sia. Una persona che a questo punto tu non puoi discriminare, mi discrimini in base a cosa? E questo dovrebbe essere fatto anche senza una maschera. Tu non conosci una persona solo perché sai che orientamento sessuale ha, oppure dove va a scuola, oppure come è cresciuto. Sono cose che non ti dicono che persona sia, invece le persone discriminano gli altri semplicemente sulla base di alcune affermazioni, di alcune conoscenze, decidendo che queste sono più importanti di tutto il resto. Sapere con chi vai a letto è più importante che sapere che persona sei, come la pensi, come ti comporti nella vita con le altre persone. Diventa ridicolo sentirti dire che il problema degli omosessuali non c'è, perché basta che tu ti metta in camera tua a fare le tue cose. È una questione privata per molti. Sì, è una questione privata, ed è una questione privata per cui non mi interessa, però se lo so mi tengo bene alla larga. Certo. Perché? Voi avete messo anche delle maschere ai passanti e che hanno scelto di mettersi la maschera, sì. Come voi. L'idea della maschera ai passanti è stata proprio perché per rafforzare questo concetto di non sapete chi siamo anche guardandoci in faccia. La gente cammina in mezzo a voi, siete in mezzo a 300 persone, in mezzo a Corso Mazzini, fate la spesa con altre persone, lavorate con altre persone, non sapete chi siano. Sapere che lavoro fanno, sapere che hanno gli occhi verdi non vi dice che persona siano, e questo è stato il senso di mettere la maschera anche ai passanti. Chi era qui oggi come noi era una persona sconosciuta per chiunque altro ci fosse. Abbiamo messo la maschera a tante persone, nessuno di loro si sapeva se fosse etero o gay, nessuno di noi si sa se sia etero o gay. Nessuno. Io sono lesbica, perfetto, c'erano anche degli eteri in mezzo a noi. Sfiderei chiunque a indicare chi era l'etero. Non si sa, per cui perché discriminare? Discriminarci in base a cosa? Avrebbero discriminato anche degli etero oggi. Giusto, Lavinia. Ti voglio domandare una cosa, noi l'abbiamo chiesta ai passanti e abbiamo avuto tra l'altro delle risposte anche sorprendenti. Abbiamo chiesto loro se potessero vedere il matrimonio civile anche in Italia. Molti hanno risposto di sì, che è ora, è arrivato il momento. È logico che tu pensi appunto che sia arrivato il momento? Assolutamente sì, è arrivato il momento di poter sposare la mia compagna e che gli altri possano sposare i loro compagni e le loro compagne. È arrivato il momento di poter fittare una casa dicendo che lei è la mia compagna, non un'amica, una cugina. È arrivato il momento di poter avere dei diritti, di poter andare a fare qualcosa da qualche parte, di avere dei figli e poter dire alla mia compagna: amore, li devi prendere tu a scuola perché tu sei sua madre, non sei l'amica della mamma. È arrivato il momento che noi abbiamo una vita come tutti gli altri.
questo ancora non ci viene riconosciuto, non ci viene riconosciuto nessun diritto e non ci viene riconosciuta nemmeno la libertà sociale di essere noi stessi all'interno di una strada pubblica, che è ancora più grave. Cioè, prima dei diritti dovrebbe essere palese per tutti che io possa essere me stessa camminando per strada. Se io mi devo nascondere camminando per strada, una legge questo non lo cambierà. Questa cosa non si può cambiare dall'alto, è la società che deve adattarsi prima, perché le leggi su una società che è chiusa non sono mai servite a nulla, non riesce a cambiare la mentalità dall'alto. È arrivato il momento quindi di questo flash mob, che comunque penso comunichi alle persone a Cosenza che voi ci siete, che la comunità LGBT è presente anche a Cosenza, sì. Al circolo ESO Arcigay che si trova alla Casa delle Culture, giusto? Casa delle Culture al primo piano. Chiunque vi volesse venire a trovare può venirvi a trovare, e comunque avete anche una pagina Facebook. Abbiamo un sito web che è www.escosenza.it, abbiamo un profilo Facebook che è Escosenza, sul quale pubblichiamo ogni settimana in settimana il giorno di apertura, abbiamo un gruppo Facebook, abbiamo un'email, abbiamo telefoni, abbiamo qualsiasi cosa per chiunque volesse partecipare, etero, gay, per chiunque volesse invitarci a qualche attività, per chiunque volesse semplicemente conoscerci e venire a vedere la sede per capire che non siamo dei mostri strani, azzurri e spaventosi, noi siamo lì. Dietro la maschera quindi c'è Lavinia, e Lavinia è una persona che ama, una persona che riesce a manifestare malgrado l'omofobia che può esserci intorno, e quindi gettate la maschera, andate a ESO Arcigay Cosenza, a tutte le altre associazioni che sono qui, come Omocrazia, come Certi Diritti e comunque come tutte le persone ignote che sono venute qua oggi a manifestare in sostegno della 17 maggio, giornata mondiale contro l'omofobia. Ringraziamo Lavinia Durantini. Grazie mille. Liberi.tv, 17 maggio, Cosenza. Siamo in compagnia di Aurora, possiamo definirla la madre nobile dell'associazione Omocrazia di Cosenza. È qui oggi per sostenere e soprattutto è sempre stata presente. Aurora, possiamo domandarti cos'è importante in questo momento e soprattutto se Cosenza è effettivamente una città omofoba? Io penso che Cosenza non lo sia città omofoba, nel modo più assoluto, non ci sono stati episodi rilevanti per cui non possiamo definirla così. Secondo te, Aurora, il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso, quindi l'estensione dei diritti, è una cosa possibile adesso in Italia? La vedo un po' difficile, però sarebbe giusto il riconoscimento dei diritti civili a tutti, perché siamo tutti persone e quindi abbiamo tutti gli stessi diritti. Quanto contano manifestazioni come quelle organizzate per l'appunto dall'ESO Arcigay Cosenza, da Omocrazia e dall'Associazione Certi Diritti per squarciare questo velo che è l'omofobia? Io penso che contano moltissimo, se fatte nel modo giusto e lanciando il giusto messaggio come quello che è stato fatto oggi, penso che sia molto positivo. Tu sei anche madre, come madre che messaggio dai ai figli e soprattutto alle madri o ai genitori? Io una sola cosa vorrei dire, non trattate gli altri come non vorresti essere trattati voi, solo questo. È un messaggio cristiano che comunque credo sia un messaggio anche di accettazione, cioè lo dicevano, non devi trattare gli altri male se non vuoi essere trattato male tu. Questa è una regola di vita. In tutti i sensi una regola di vita, rispetto totale di tutti, questo. Aurora, un'ultima domanda, tu ti auguri che in Italia le cose cambino per tutti, perché parlavi di estensione di diritti civili a tutti, pensi che pensando un po' alle esperienze dell'estero, un po' alle esperienze dell'Europa, possiamo far appunto esperienza e portarle qui in Italia? Me lo auguro vivamente, perché ripeto, c'è bisogno dei diritti, c'è bisogno di star bene, di star sereni e di vivere senza doversi nascondere o vergognare di che poi, solo questo insomma. Ringraziamo Aurora e le auguriamo una buona giornata il 17 maggio, giornata mondiale contro l'omofobia, Cosenza. Grazie a voi ragazzi, grazie a tutti. 17 maggio, Cosenza. Il 17 maggio è una giornata particolare perché è la giornata mondiale contro l'omofobia. Qui a Cosenza si sta verificando un flash mob organizzato da ESO Arcigay e Cosenza per l'appunto e da altre associazioni. Siamo in compagnia di Ivan Orrico, che è attivista di questa associazione e soprattutto ha partecipato con un gesto particolare. Ce lo vuoi descrivere, quello delle maschere?
Allora, il gesto simbolico che abbiamo portato avanti ha proprio lo scopo di, come dire, attraverso questa maglia noi vogliamo indicare una serie di caratteristiche che ci contraddistinguono. Tu sei libertario, riflessivo, permaloso, fancazzista, idealista, ora mi conosci, quindi ti conoscono. Esatto, e quindi proprio per voler dire, per voler significare che la sessualità, l'orientamento sessuale non è l'unico aspetto che caratterizza la nostra identità, ma è una parte di essa. Ciò che siamo è un insieme di cose, e quindi non possiamo essere ricondotti soltanto al nostro orientamento sessuale. Quindi è un gesto che vuole rimettere in discussione i presupposti sui quali si fonda il pregiudizio, che è appunto la non conoscenza e la semplificazione di ciò che siamo. In mezzo a voi oggi, oltre a persone omosessuali, quindi gay e lesbiche, ci sono anche persone eterosessuali che hanno deciso anche loro di mettere la maschera, e poi voi stessi avete messo la maschera a persone comuni che sono venute qui oggi per sostenervi. Sì, anche in questo caso la maschera appunto indica, come dire, appunto è un aspetto, diciamo, che caratterizza un po' tutti, cioè è un po' io che sotto la maschera posso essere gay, posso essere lesbica, posso essere eterosessuale, mi tolgo la maschera ma non mi riconosci comunque, perché non è che ce l'ho scritto in faccia se sono etero, se sono gay o se sono lesbica. Esatto, sì, cioè, la maschera in qualche modo è un elemento che ci uniforma, quindi attraverso la maschera noi siamo tutti uguali in questo caso, e quindi il nostro orientamento sessuale non fa più la differenza, ma è soltanto appunto uno di quegli aspetti che fa parte di noi, ma che non è comunque l'unico aspetto che ci caratterizza. Noi non siamo solo il nostro orientamento sessuale, siamo anche il nostro orientamento sessuale, e siamo ovviamente orgogliosi del nostro orientamento sessuale, ma non è l'unico aspetto che ci caratterizza, ecco. Ti faccio una domanda che abbiamo posto a molti passanti qui a Cosenza. Secondo te Cosenza è una città omofoba? È una domanda un po' complessa e difficile, perché non saprei dirlo oggettivamente. Io credo che Cosenza in realtà sia un'isola felice rispetto al resto della Calabria, perché comunque è sempre stata una città con un livello di tolleranza, di apertura sicuramente superiore rispetto ad altre realtà, anche probabilmente per l'università, ma anche per la storia forse che questa città è pur sempre però una città meridionale, ed è pur sempre una città di provincia, quindi con tutti i limiti della città di provincia, con tutti i limiti della città meridionale. Quindi è una città in cui si sta meglio che altrove, ma è una città su cui bisogna ancora lavorare anche molto, secondo me. Ivan, cosa ti auguri per il futuro, per l'Italia e anche per Cosenza? Ovviamente mi auguro che, come dire, l'orientamento sessuale non sia più un elemento di discriminazione, e per fare questo io credo che non serva tanto e soltanto l'aspetto repressivo, quindi non serva soltanto puntare su una legge contro il reato di omofobia, ma bisogna anche puntare molto sull'aspetto positivo e propositivo, quindi sul riconoscimento dell'omosessualità e delle relazioni omosessuali, che sono ovviamente l'aspetto poi che concretizza il nostro orientamento sessuale. Noi non siamo omosessuali soltanto come individui, siamo omosessuali proprio perché ci relazioniamo con altre persone del nostro stesso sesso. Quindi estensione del matrimonio civile anche alle persone dello stesso sesso, perché comunque la coppia omosessuale è una coppia in senso lato, cioè è una coppia che è formata da due persone che si amano e che comunque vogliono vedere riconosciuto un diritto che non è solo sotto l'aspetto sessuale. Infatti Lavinia prima diceva, molti ti dicono è nella camera da letto che devi fare queste cose, relegando all'aspetto sessuale qualcosa che invece di sessuale ha limitatamente qualcosa, ma è l'amore alla fine che genera un rapporto. Non è solo una questione di sessualità o di pratiche sessuali, cioè questo è una forma di omofobia, appunto. Noi stiamo cercando oggi di manifestare contro l'omofobia, e questa è una forma di omofobia, magari meno evidente, no? Rispetto a un pestaggio, rispetto a qualcuno che ti etichetta come frocio, tra virgolette, però è comunque una forma di omofobia, perché non si può chiedere a una persona di tagliare se stessa in più parti, no? E quindi dire una parte di me la rendo presentabile, una parte di me invece la devo continuamente nascondere. L'orientamento sessuale non è solo una pratica da, come dire, attuare nella camera da letto. L'orientamento sessuale è una parte dell'identità, e l'identità deve essere, cioè una società secondo me civile, matura, autenticamente democratica, è una società in cui
le identità devono essere confermate e accettate da tutti alla luce del sole, non nascoste. Perfetto, ringraziamo Ivan da Cosenza e vi aspettiamo all'EOS Arcigay Cosenza, giusto? E su liberi.tv dove potrete trovare questa intervista. Grazie Ivan. Grazie a voi. 17 maggio 2012 siamo a Cosenza in compagnia di Nora. Oggi è la giornata mondiale contro l'omofobia e c'è stato un flash mob organizzato da varie associazioni LGBT, tra cui l'EOS Arcigay. Tu cosa ci dici di come è andata questa manifestazione? Ma si è avuto un riscontro positivo, comunque la gente si è fermata nonostante la visibilità dell'ARPA, comunque è stata attratta anche dalla posizione del flash mob, insomma era finalizzato a far capire alle persone che esistiamo, che io spero personalmente che sia l'ultima giornata contro l'omofobia, che nel futuro non ci dovrebbe essere più bisogno di questo tipo di giornate, no? È emerso soprattutto dalle interviste che abbiamo fatto che vorrei dire il 90% degli intervistati erano favorevoli ai matrimoni tra persone dello stesso sesso e soprattutto dicevano che Cosenza non è una città omofoba, anche perché si sono fermati. Dicono che non è omofoba, però gli stessi bambini si sono fermati a leggere le magliette, è capitato, e dicevano, no, hanno letto le magliette, però hanno letto lesbica, ok, e si sono un attimo... Sì, tirati indietro. Sì, sorpresi, però... Le persone si fermano ma devono anche capire, che sia anche ora che capiscano che questo tipo di cose servono, sono finalizzate a far capire, stop. Voi come associazione, come circolo EOS Arcigay di Cosenza fate varie attività, svolgete varie attività per sensibilizzare sia i ragazzi ma anche i genitori per quanto riguarda appunto l'omosessualità in genere. Pensi che comunque si debba partire dalle scuole per promulgare una società non tollerante, perché è una parola bruttissima, ma soprattutto una società più aperta che accetta qualunque persona? Qualunque persona. Vallo, rifacciamo di nuovo le interviste, proviamo a fermare ogni singolo passante per vedere pure gli stessi matrimoni, no, non tutti sono favorevoli. Questo tipo di campagne, di movimenti sono anche finalizzati a questo, a far capire che non devono essere contro queste cose, sono banalità, però per tante persone c'è proprio bisogno di un'educazione da svolgere. Educazione che bisognerebbe farla partire dalle scuole. I bambini che si sono fermati a leggere e sono rimasti sorpresi, sì, dalle scritte gay o lesbiche avevano comunque 12-13 anni, erano già bambini che frequentavano le scuole medie. Dovrebbe partire una sensibilizzazione, come fanno anche i circoli soprattutto del nord come, sì, Bologna, partire dalle elementari. Sì. Loro offrono proprio un corso di formazione ai docenti, sì, o alcuni volontari che durano anche un anno massimo e sono finalizzati ad andare dalle scuole a far apprendere, però non già ai bambini di 12-13 anni, sì, come si sono fermati a leggere e sono rimasti sorpresi, ma ancora prima, proprio che per il fatto che non esista poi in futuro una società omofoba, non esisterà quando si sensibilizza la classe che andrà a costituire la nuova generazione, no? Pensi che comunque quindi anche gli istruttori, gli insegnanti debbano essere formati ad accettare, ad accogliere tutte le, non le possiamo chiamare secondo me diversità, tutte le persone, ribadisco la parola persone. I docenti, perché ovviamente non può andare un volontario, potrebbe anche suscitare la contrarietà dei genitori, proprio per evitare questo tipo di problemi alle scuole stesse, si offrono corsi di formazione ai docenti in modo che si fanno apprendere ai bambini stessi in età comunque dove apprendono la non diversità e la non discriminazione e dove però imparano la diversità. Certo, un'ultima domanda che poi più che altro è: tu cosa ti auguri
nelle prossime settimane, in futuro, per l'Italia e soprattutto per la città di Cosenza? Una banalità, ma che abbiamo gli stessi diritti, che è comunque la finalità per la quale tutte le associazioni LGBT si battono. Questo è soprattutto la non omofobia. Ringraziamo Nora dell'associazione, anzi dell'EOS Arcigay di Cosenza, giusto? E vi ringraziamo soprattutto per averci seguito e vi auguriamo una buona serata. Ciao. 17 maggio 2012 siamo a Cosenza per la giornata mondiale contro l'omofobia. Qui è stato organizzato un flash mob ad opera di varie associazioni, tra cui l'EOS Arcigay Cosenza. E qui accanto a me abbiamo un'arpista, colei che ha allietato, diciamo, questa manifestazione suonando l'arpa. E i passanti si sono fermati, oltre che per la manifestazione delle maschere, anche per questo bellissimo suono che hanno visto a Piazza Mazzini, a Corso Mazzini, giusto? Sì. Cos'è? Piazza 11 settembre? Ecco. Come ti chiami? Elena. Tu cosa pensi di questa manifestazione e soprattutto secondo te Cosenza è una città omofoba? Guarda, ti dirò, inizialmente pensavo fosse una città omofoba. Innanzitutto credo che la manifestazione sia ovviamente opportuna. Certo. Proprio per un'evoluzione mentale e culturale che non vedo in questo momento. In secondo luogo Cosenza credevo fosse una città omofoba. Mm-hmm. Poi piano piano però sono entrata un po' a contatto con il mondo dell'arcigay, con i ragazzi che mi hanno accolto e tutto il resto. Ho notato che non è così. Molte città, addirittura sono stata al nord, sì. Non è vero il fatto che il nord è più è meno omofobo del sud, okay. Almeno per quanto riguarda la mia esperienza. E secondo te poi è arrivato il momento anche in Italia per estendere il matrimonio civile alle persone dello stesso sesso? Credo ovviamente sì. Sono d'accordo su questa cosa, credo di sì, anche perché molti paesi hanno approvato il matrimonio gay, non vedo perché anche in Italia non, però magari cominciare passo passo, piano piano, ad avvicinarci a questa grande meta, diciamo. Ti ringraziamo e soprattutto speriamo di ascoltarti ancora suonare l'arpa, perché è uno strumento poco conosciuto, però è bellissimo. Grazie ancora. Grazie mille, grazie a voi, arrivederci.